Ottimo. Ma tu dov'è che sei adesso? Milano? A Milano, sì. Mai mosso, mai mosso. Ok, che non avevo capito se eri in Argentina o a No, Milano, no, no, appunto. a Milano. Aspetta che sistemiamo Sì, il infatti volume. anch'io stavo sistemando. Arrivano i bambini o no? Sì, adesso stanno arrivando. Piano piano arrivano tutti. Bene, bene. Sì. Adesso un minuto e iniziamo. Infatti qua stanno scrivendo, si stanno connettendo gli ultimi. Tranquillo. Sì. Va bene, io appunto abbiamo preparato un po' di domande da farti. Che sono uscite con i ragazzi, gli abbiamo dato qualche giorno di tempo per pensarci, poi li hanno mandati a noi allenatori e poi li hanno mandati a me, io li ho un po' selezionati, per cui oggi ci faremo una chiacchierata insieme e poi magari se esce qualche domanda anche carina che ci scrivono, te la posso comunque fare, se sei d'accordo. Perfetto, sì, perfetto, dai. Ok, Sì, ho visto che perfetto. avete fatto l'appello per tutti i bambini, speriamo Esatto. abbiano partecipato in No, tanti. tra l'altro grazie che hai condiviso anche sul tuo profilo questo evento No, ci mancherebbe. della diretta. E niente, vabbè, la prima cosa che volevo chiederti è innanzitutto come stai e come stai passando la tua quarantena. Togliendo la situazione generale, bene, alla fine, al di là del momento duro che era per tutti, personalmente cercando di vivere la giornata al meglio possibile, diciamo, non portando i pensieri negativi, più in là, cercando di godermi nel più del possibile la giornata, la famiglia, le cose da fare in casa sempre, ma tutte le iniziative di tanta gente che fa cose per intrattenere le persone che stanno a casa, dalla TV, da questo tipo di partecipazione alle dirette, anche lezioni di ginnastica, giochi, lezioni di ballo, tante cose che oggi la gente sta offrendo e che per fortuna ci fa passare molto meglio il tempo. Poi in settimana, ovviamente, col discorso della scuola online, uno sta quasi tutta la mattina e le prime ore del pomeriggio a cercare di essere sostegno per i bambini. Quindi Certo. diciamo che la giornata passa non tanto lentamente, se no che passa in fretta come quasi tutte. Sì, no, assolutamente. Anche noi stiamo facendo appunto come Garegnano, cerchiamo di fare un sacco di video per tutte le nostre attività, sia il basket che poi tutti gli altri sport e anche per un po' di ginnastica per gli anziani, per i bambini. Diciamo, stiamo cercando di creare dal più possibile più attività possibile per tutte le persone che purtroppo sono state a casa e sono a casa anche adesso. Infatti, volevo chiederti se ti stavi allenando e quanto credi che questo aspetto possa essere importante a maggior ragione in questo periodo. Guarda, io ti dico della mia esperienza. Io nelle prime settimane facevo poca attività. Io normalmente sono uno che, contando i 5 giorni della settimana, eccettuando il weekend, che magari uno a volte va in giro o che fa altre cose o che sta con i bambini e non mi viene voglia di andarmene a fare sport, normalmente dei 5 giorni settimanali io 3 o 4 stimoli li faccio sicuro, quindi direi che 4 su 5 mi muovo. Nel primo periodo non avevo tanta voglia di fare attività a casa e avevo in più, penso che non, con la preoccupazione, come ti Un po' dicevo l'umore prima, anche. non dormivo nelle ore giuste, mi addormentavo molto tardi, diciamo il ritmo di vita mi stava complicando un po'. Da lì ho parlato con un mio amico che lui è professore di educazione fisica e gli ho detto: guarda, facciamo qualcosa, facciamo allenamenti, ci mettiamo su qualche piattaforma Certo. e ci vediamo su internet e facciamo come un stimolo per tutti e due perché anche lui era così. Da lì in poi adesso siamo un gruppo
che ci raduniamo, siamo in 6 o 7 famiglie, coppie, Sì. e che ogni mattina ci diamo appuntamento e facciamo un po' di allenamento. Ovviamente chi ha più spazio, più o meno spazio, quindi si fanno questi allenamenti stile Tabata, questi intervallati Certo, 40-20 o circuiti abbastanza 20-10, intensi. circuiti, ma da lì devo essere sincero che ho iniziato anche a dormire molto meglio e ad avere una giornata molto più organizzata. Ottimo, ottimo. Quindi diciamo che Quindi hai tratto anche. ho sempre considerato l'attività fisica importante per tutte le persone. Poi adesso veramente l'ho anche notata, no? No, no, bene, bene. Sì, anch'io la vedo come te e sicuramente io penso che oltre ad avere dei benefici a livello del corpo, anche per la mente, tu appunto dicevi che riuscivi a dormire sicuramente meglio, ma poi ti fa star bene, poi anche il fatto di farlo con altre persone, quindi condividere quel momento ti fa stare anche comunque in compagnia e ti diverti anche di più magari nel fare questa attività Eh sì, che è lì penso sicuramente che è un importante. po' il discorso di aver fatto tutta la vita sport di Di squadra, no? Di squadra. sport individuali, Certo. mi fa avere questa abitudine di avere più motivazione di farlo con altre persone, con amici, no? Mentre Sì. chi magari ha fatto sport individuale tutta la vita riesce a farlo con facilità. No, anche secondo me. Allora, io, vabbè, io ti conosco e, vabbè, però io ho 27 anni e sicuramente ci sono dei bambini che magari non ti hanno visto giocare o magari non ti conoscono bene, per cui comunque volevo fare, anche se ci siamo ripromessi di non parlare di calcio, ma di parlare di tante altre cose, volevo fare una piccolissima presentazione perché è doveroso farlo. E io non sapevo cosa, cioè non sapevo tutte le cose che tu avessi vinto e oggi sono andato a guardare un pochino su Wikipedia e ho visto i due mondiali che hai vinto a livello giovanile nell'Under 20. Il campionato argentino con il River, il campionato spagnolo con il Real Madrid, la Supercoppa di Spagna con il Real, 4 Coppe Italia con l'Inter, 4 Supercoppe Italiane con l'Inter, 5 campionati con l'Inter, 2 campionati greci quando sei nato all'Olympiacos, una Supercoppa UEFA con il Real, una Coppa Intercontinentale con il Real, una Champions League con l'Inter e poi la Coppa del Mondo con l'Inter. Se non mi sono dimenticato niente, e più 2 premi individuali che vedo, uno è calciatore dell'anno con il Leicester nel 2014-2015, più un altro premio. E per cui veramente cioè, io mi sto parlando con un super campione. E sia io che a nome della Garegnano ti ringraziamo un sacco per questa opportunità e occasione che ci hai dato e nel momento in cui ci siamo sentiti sei stato super disponibile e ti ringrazio per questo. No, penso che innanzitutto faccio i complimenti a nome tuo, che sei quello che adesso sto parlando, e fare i complimenti a tutto lo staff della Varegnano. C'è un posto speciale e sai che non te lo dico, o che non sono uno che dice le cose così per dire, ma che si trova una bellissima atmosfera, tanti bambini giocando, molta organizzazione. Al di là della quantità di bambini che sono lì in giro ogni pomeriggio, speriamo presto Eh sì. ancora. E l'organizzazione si vede che non c'è una persona che non lo faccia con una passione immensa, e quindi questo penso che alla fine sia quello che hanno bisogno i bambini, soprattutto perché io dico che a volte la carriera. Qualsiasi carriera nello sport, perché parliamo nello sport nello specifico, perché è quello che noi amiamo, ma tante volte il destino di una persona viene segnata anche delle persone che hai al tuo fronte che ti guidano. Quindi se hai allenatori che vanno lì solo per passare l'oretta e magari per prendere uno Certo. stipendio, soprattutto sicuramente basso, ti può togliere qualche volta la voglia, ma invece se hai della gente che sta lì con la passione che dimostrate tutti quanti, di sicuro che per i bambini che magari in quel momento possono avere un dubbio, questa passione riuscite a trasmetterla. Ti In più io ringrazio. lo so anche quando mi è capitato di andare un po' ad allenarmi con voi a prendere mazzate, che anche voi, tutti quanti, dopo la
la giornata lavorativa di ognuno nel lavoro che svolge, andare lì, radunarsi ogni sera, finire tarde facendo quello che vi piace, ma nonostante con un allenatore che ha delle regole, che vi dice cosa bisogna fare, quindi avendo la possibilità di fare un po' quello che vi pare, siete lì ad allenarvi con una passione immensa. Guarda, io questo poi magari lo riaffrontiamo dopo, però ci tenevo a. Ieri mi ha chiamato Davide, allenatore della Serie D, e mi ha detto: "Oh, mi raccomando, Giacomo, io ci terrei che tu ringraziassi il Cucciu per le volte che è venuto ad allenarsi con noi, e perché comunque sia, non è stato cioè, è stato molto utile per noi ed è stato di grande stimolo perché è la dimostrazione di come comunque sia si allena un professionista. In qualsiasi sport e in qualsiasi momento faccia sport, e questa penso che sia una grande differenza. E come l'ha notato lui, l'ho notato anch'io, anche i nostri compagni. E non era un è venuto il Cucciu, ci facciamo due risate, ma cioè, o ci alleniamo in un certo modo, o ci alleniamo in un certo modo, perché e tu l'hai sempre fatto con questo atteggiamento. E alla fine penso che poi, ovviamente, la tua carriera parla per te, ha fatto anche la differenza questo approccio e il modo in cui uno fa sport sempre, Ma io, indipendentemente dal guarda, livello. lo so che hai tutte le domande preparate, ma alla fine anche quando ci siamo parlati abbiamo detto facciamo Certo. una chiacchierata, andrà da dove andrà, poi rispettando anche a tutti i bambini che magari hanno pensato faremo le domande. Ma io No, no. quando ho fatto qualche volta in questo periodo qualche diretta così con delle squadre magari dove io ho iniziato a giocare o l'Argentino Juniors o così, c'era una domanda molto ricorrente dei bambini che mi chiedevano quando hai capito di essere professionista o che hai dovuto fare. Me l'hanno chiesto anche a me, me l'hanno chiesto di fartela. Io ho detto, nel mio modo di fare non l'ho mai capito e mai mi ha variato qualcosa. Cioè, per me allenarmi è andare dove devo e fare il massimo di quello che posso. E quindi questo è quello che faccio quando vengo con voi, Sì, che sì, 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 sicuramente sì. faccio meno di quello che fate voi perché sono inferiori le capacità, però il discorso è che non si può andare a un allenamento se non si va a dare il massimo di quello che uno ha. E voi siete un esempio per me per questo, perché magari io quella giornata lì ho portato i bambini a scuola e ho fatto due o tre cose da casa e poco più, ma c'è lì sicuramente tanti di voi che avete fatto. Chi alla mattina, chi al Sì, pomeriggio, sì, chi sì, il sì, sì. doppio turno di lavoro e va lì a dare tutto quello che ha, sempre col sorriso, con le arrabbiature normali degli allenamenti, perché è così, perché non ci piace perdere, perché non siamo più contenti se vinciamo, ma alla fine Assolutamente. questo va da chi fa la Serie D della pallacanestro, gioca con le squadre del quartiere, fino al migliore del mondo che adesso penso che sarai tu come me, come tutti quanti malati con questo Last Dance, che lo dimostrano anche loro, diciamo, il modo di allenarsi è quello. Piuttosto è Sì, meglio non anche allenarsi, diciamo, piuttosto è meglio dire oggi mi fermo al VAR, un po' la situazione che era successo con Rodman. Questo sì. giorno non si allena, ma chi si allena deve avere quel spirito lì. No, no, assolutamente, E assolutamente non te lo d'accordo con te. cambia essere professionista, essere pagato per farlo. E io almeno non ho mai subito questo cambiamento di dire, ah, da oggi mi pagano. Io ho vissuto così da quando ero bambino, era sempre Quando è che hai iniziato a fare la sport tu? disperazione per migliorare. Quale A che età hai sport? Quale iniziato? sport? Appunto, ma Quale? tu hai giocato a basket? Quello del mio amore o quello del calcio? No, tu quando eri. L'ultimo sport che hai fatto qual è stato? Il primo pallacanestro. Fino a che età? Io sono nato con mio papà e mia mamma e i miei genitori, tutti e due giocavano pallacanestro, non professionista, pallacanestro Ok. nel club del mio quartiere. I miei due fratelli maggiori che ho, tutti e due anche hanno giocato pallacanestro e io ho iniziato in un club dove tendenzialmente lo sport, o uno degli sport più importanti, era la pallacanestro. Calcio proprio quel club non ce l'aveva. E lì quindi i primi palloni, più che calciarli, io cercavo di farli rimbalzare. Per quello che mi Ok. ritrovo, io sono dell'anno 80, vedo
Questa storia di Jordan è veramente, ci sono giorni che mi viene la pelle d'oca perché mi ricordo tante di quelle situazioni come se Sì, tornasse e sì, sì. fosse ieri. E poi il calcio ho iniziato ai 6-7 anni, convinto per un allenatore che vedeva in me non lo so cosa, lui diceva che gli piaceva come correvo, nel senso non. Diciamo, si vede la coordinazione perché non mi aveva visto e poi non sono stato uno velocissimo, quindi non è un discorso da dire questo è rapido, mi piace. E lì ho fatto per 5-6 anni tutti e due gli sport contemporaneamente, allenando 2 giorni uno, 2 giorni l'altro, giocando sabato pomeriggio calcio a 5 perché là si inizia tutti in calcetto e domenica mattina pallacanestro. Dopo, quando arrivi a un'età che devi fare anche calcio a 11 le domeniche mattina, dovevo prendere una scelta. E direi una scelta completamente casuale perché a quel punto avevo nella squadra di calcio 5 che erano veramente miei amici, mentre nella squadra di pallacanestro Ah, sì. Beh, 2 è stata solo una scelta di passare più tempo con loro. vabbè, Ma a quel naturalmente. momento la passione, diciamo che era sviluppata a pari. Ma secondo te, a proposito di questo, ci sono delle differenze tra lo sport giovanile in Argentina e in Italia? E io adesso la verità è che mi è passato tanto di Ok. tempo dello sport giovanile. Io, per esempio, nel calcio. Questa è una differenza importante. Là si gioca tanto a 5 e questo ti dà più tempo di contatto con la pala. Mentre se uno immagina ragazzini di 7-8 anni giocando in un campo a 9 o a 7 o a 11, cioè un po' più grande, se ha la pala al terzino destro di una squadra, finché arriva al terzino destro dell'altra, possono passare Certo, un quindi più minuto sicuro, quindi hai più contatti. Mentre la tanta tecnica. pallacanestro, quello che vedo sono molto simili, diciamo, le metodologie. Poi non so l'ambiente nelle partite, perché qua non sono andato a vedere partite dei bambini, però la metodologia a livello allenamenti, di quello che mi ricordo, perché la verità è che in Argentina è da anni che non No, no, vado a vedere un certo. allenamento di basket, ma quello che mi ricordo è molto simile. Capito, capito, capito. Allora, aspetta che. Allora, voglio leggere qualche domanda. Allora, mi hanno fatto la maggior parte delle domande che sono uscite sono domande inerenti all'aspetto mentale e alla testa. Me ne hanno fatte veramente tante, sia perché credo che in questo momento, col fatto che purtroppo non ci si può allenare. Sì, allenare intendo in palestra, a giocare a Sì, basket, a sì, sì. giocare a calcio, si pensi anche a dei metodi alternativi di allenamento, quindi per esempio l'allenamento fisico si può fare in casa come lo fai tu, come dicevi con un personal trainer o comunque si può fare, ci sono video, ci sono strumenti, un sacco di strumenti per farlo, però una componente importante è sicuramente anche la testa e forse. Non sempre viene data quell'importanza che merita e probabilmente in questo momento, non lo so, mi sto dicendo io, magari anche i ragazzi hanno fatto qualche riflessione in più in merito a questo, a prescindere dal fatto che sicuramente quando tu giocavi eri definito anche un po' come un allenatore in campo, lasciami passare il termine, anche probabilmente per le tue capacità mentali e la velocità che avevi di pensiero, o anche il fatto che parlavi tanto con magari con i tuoi compagni, o comunque sia che eri un motivatore anche, non solo parole e niente. Quindi questa roba qui No, è per. io ti dico, sono felice che adesso, diciamo, piano piano si sta capendo che la mentalità, la testa, la psicologia e tutto questo, tutta quella rama, diciamo, sia fondamentale nelle squadre come nei giocatori singoli in tutti i momenti della loro carriera. Perché normalmente si tende a dire che una squadra
mentalmente non c'è quando la squadra va male, quando una squadra va bene nessuno dice mentalmente si sentono forti. Quindi sono questi luoghi comuni che normalmente come tali vengono detti e si sostengono senza a volte nemmeno pensare alle frasi, però la testa è assolutamente tutto. Quante volte io, una delle cose che mi fanno forse più arrabbiare, quando sento gente parlare, perché alla fine io mi muovo, sono nelle città, nei posti, e la gente che parla la senti. Il lunedì, se vai a una palestra, l'unica cosa che si parla è di sport, e ormai si gioca sport tutte le partite, tutta la settimana, tra il calcio, la Champions League, l'Europa League, l'Eurolega di pallacanestro, che fa tutti i giorni, ormai fanno 3-4 turni settimanali, senti sempre parlare. E una delle cose che mi hanno fatto sempre arrabbiare sono: questo è un giocatore della Madonna, se avesse un'altra testa, diciamo, mettendo la testa come un optional, diciamo. Certo, sì. Certo, Però nessuno ha detto: guarda che testa che ha questo se avesse quella velocità. Non lo sento mai. no. Quindi, come se la testa fosse un optional, mentre la tecnica, la tattica, tutto questo non lo Fossero consideriamo separate. optional. E la testa si può. Ma guarda, che peccato, questo è così se avesse un'altra testa. Sì, magari quelli che hanno la testa, non è un peccato che non abbiano la tecnica, la velocità, la tattica. No, Sempre assolutamente. tendiamo a pensare che la testa sia una cosa che viene dietro. E io alla Allora. fine penso che sia probabilmente la cosa principale, è quella che ti spinge, diciamo. Uno non è che si alza al mattino sì, si alza per la forza delle gambe, sicuro, perché se no inciampiamo e cadiamo, ma se non abbiamo un qualcosa a livello mentale che ci spinge, non ci alziamo, non ci muoviamo. E sicuramente va allenata anche questa parte, io credo, tutti i giorni. Cioè, come dicevi tu all'inizio, la mentalità è anche affrontare qualsiasi tipo di allenamento come se fosse uno degli allenamenti più importanti che stai facendo, indipendentemente se stai facendo una partitella, se stai Sì, facendo un allenamento con gli va amici. allenata, ma non va allenata soltanto nel pensare che bisogna essere un guerriero, perché anche lì ci sono tante. Va allenata anche nel leggere un libro, va allenata anche in guardare un film che ci fa pensare, va allenata in guardare un altro sport. Diciamo, io sono convinto che tanti benefici e quelli che ho potuto sfruttare nel calcio mi sono arrivati dai miei primi passi nella pallacanestro: la visione di gioco, i tempi, la capacità, i rimbalzi, diciamo, tutte queste cose. E soprattutto te lo sai, perché non sei 2 metri, per arrivare a un rimbalzo prima degli altri dobbiamo cercare di capire traiettorie, perché se no non gli arriveremo mai. Quindi mentre uno sta tirando, te stai cercando di capire se non entra cosa può succedere. Come diceva Rodman. O per rubare, ma sì, però o per rubare un pallone, noi stiamo cercando di anticipare, perché fisicamente magari, e quindi Assolutamente. tutte queste cose si allenano. Ti alleni in questo periodo, ti alleni anche guardando partite, magari non Sì, le sì, sì. partite vecchie che stanno facendo vedere nostre, perché ormai il calcio è anche cambiato lì, però ti alleni guardando partite, guardando se uno che guarda una serie come quella dei de Chicago Bulls, se gli piace fare, se gli piace giocare a basket, questo è allenamento. Interpretato bene, è allenamento, perché è come si affronta una situazione, tante situazioni, perché lì hanno fatto vedere tante situazioni, è solo un'annata. Quindi chi sta a casa può allenarsi oggi o può cercare di fare tutte le cose per migliorare, basta volerlo. Il problema è lì, il problema siamo sempre lì, è volerlo. Se uno ha nel pensiero l'essere migliore di ieri in qualsiasi cosa, sicuramente abbiamo tanto da fare. Però il Però problema è che c'è qualcuno che, se si vuole accontentare, è difficile. chiaro, questo sì, cioè sicuramente la motivazione personale fa la differenza, perché comunque sia uno mi può dire qualsiasi roba, ma se non ci credo veramente io in quello che sto facendo non serve a niente. Però secondo te l'allenatore su questo può avere un ruolo importante sulla mentalità dei giocatori? Sì, però in una percentuale non grandissima, secondo me. Ok.
Ok. Penso che alla fine il fuoco deve averlo il giocatore, diciamo. Dopo Sì, te sì. puoi avere, diciamo, per soffiare un po', mettergli un po' di ossigeno e farlo esplodere, però se non c'è fuoco dentro il giocatore, secondo me per l'allenatore lì c'è ben poco da fare. Il discorso è interpretare chi è in potenziale uno che può creare l'incendio, diciamo. È lì che Chiaro. devi capirlo, perché ci sono anche altri che l'altra volta in una di queste chiacchiere che c'erano mi dicevano: no, come aveva fatto Mourinho per motivarvi per la finale o per motivarvi per la partita col Barcellona? E io dico, se avessi avuto bisogno di uno che mi motivasse per giocare una finale di Champions o una semifinale col Barcellona, penso che avrei fatto un altro mestiere. Ciao. E lì magari che non sei l'allenatore, non è obbligato a motivare a tutti, tutte le volte. Ci sono giorni che devi anche smotivare, che devi calmare, che devi dire, oh, Tu eri uno che vai un po' avevi. più piano. Infatti, a proposito di questo, mi hanno chiesto se eri un giocatore che prima di una partita avevi ansia, e Gabriele chiede se come facevi a superare l'ansia quando ti veniva prima di una partita. Beh, diciamo, bisognerebbe parlare con professionisti prima di parlare di ansia, perché l'ansia in teoria sarebbe una Può anche essere. sensazione che blocca. L'ansia è quando si arriva a un discorso che ti blocca, quindi se parliamo un po' un gradino sotto, che è un nervosismo, l'ho sempre avuto, però penso che l'abbiamo avuto tutti. I giocatori più esperti, i giocatori più giovani, i giocatori di Serie A, come i giocatori di Serie C, come Champions League, come mondiali, come tutto. Diciamo, come gli attori, come i cantanti. Non penso che un cantante più bravo al mondo, prima di un concerto, prima di andare sul palcoscenico, non abbia un qualcosa, chiamiamolo un mix di paure, di se le cose vanno meno bene di quanto vorrebbe. Quindi questa è la L'ho sempre avuta, ma dal primo giorno fino all'ultimo, penso che alla fine è anche quello che ti crea, tra virgolette, la concentrazione, che ti crea stimoli superiori. Tutte Certo. queste paure, nervosismi, sono quelli che ti danno un qualcosa per essere sempre Sì. lì concentrato. Lo stimolo per tenere anche il fuoco che c'hai dentro acceso, diciamo. E in quanto agli 80.000 non stai pensando quanti saranno. Arriva un punto che sì, è vero che ti senti che ci sono, tante volte ti trascinano anche, tante volte ti contagiano il loro nervosismo, perché a volte senti che l'atmosfera che si respira, che l'aria che si respira non è quella che una squadra vorrebbe, perché le paure, come la fiducia, come tutto si trasmette in 80.000, in 10.000 o in 5.000 o in 300, riesci a percepirla, però non pensi perché alla fine non sono nemmeno quelle 80.000. Se dobbiamo pensare a un Real Madrid-Barcellona, lì sono 90, però quanti milioni sono che stanno guardando anche la No, no, goccia di sudore certo. che ti cade? Se ti metti a Certo. pensare tutto quello, sì, inizi ad avere già probabilmente quelle ansie che ti possono Bisogna, bloccare. diciamo che è importante cercare di canalizzare le energie nel modo migliore e non farsi distrarre troppo da quello che c'è intorno. E, a prescindere L'idea dagli. sì, anche se non è sempre facilissimo, tanti ti chiedono: ma te ascolti quando sì? In campo normalmente, tendenzialmente, si sente tutto. Poi nei palazzetti probabilmente molto di più, però anche negli stadi senti tanto. Infatti, poi mi hanno chiesto, visto che tu sei un, se posso dire, un tifoso dell'Olimpia, credo, cioè vai spesso a vedere l'Olimpia anche per il fatto che ci gioca Luis Scola, che a quanto so è comunque un tuo amico. E nell'andare a vedere l'Olimpia, tu hai notato appunto una domanda che mi hanno fatto era se tu avevi notato delle differenze. Tra uno stadio, magari anche con 80.000 persone come San Siro, oppure andare al forum e quindi in un palazzetto a
a vedere una parte di basket? Se secondo te c'erano delle differenze o... Le differenze, soprattutto che ti offre il basket rispetto al calcio, sono emozioni costanti che non si fermano. È quello che secondo me fa sì che quelli amanti del basket magari non siano tanto appassionati del calcio. Nel basket non passi 5 minuti senza emozioni, o Sì. frustranti o di felicità, ma nel calcio ci stanno 5, 10, a volte 60 minuti in una partita che è piatta e che non succede nulla. Quindi la pallacanestro in questo, e magari il palazzetto chiuso, nelle belle partite d'Eurolega si respira un ambiente di continua tensione. È bello perché tensione, esplosione, quindi Tu in sei andato a questo. vedere anche... Tu sei andato, a parte quando giocavi all'Olympiakos, poi se non sbaglio anche di recente sei andato in Grecia a vedere una partita, forse contro l'Olimpia proprio. Sì, E com'è il palazzetto? quando ero in Grecia, quando è il palazzetto dell'Olympiakos, è caldo ma è aperto, non è tanto chiuso, diciamo che il forum è molto più chiuso. Il palazzetto dell'Olympiakos è Ok. una specie come se, diciamo, l'Olimpico di Roma in calcio, che alla fine c'è la pista, questo è C'è molta così, distanza. le tribune dietro i canestri sono un po' lontane, però diciamo. Quello che non sono andato a vedere è un derby, perché lì sicuramente dove si Molto sente caldo. di più. Però, no, anche quando ero a Madrid andavo tanto spesso a vedere, era un altro Real Madrid, non era un Real Madrid come quello di oggi che lotta per tutte le Euroleghe, anche avendo vinto tante nel passato recente. In quel periodo era un Real Madrid un po' meno forte, ma ricordo di essere andato con mia moglie, non avevamo figli, a vedere una finale della ULEB Cup ai tempi. Oggi sarebbe la Euro Cup, no? Ok, La seconda competizione. competizione europea che Real Madrid ha perso. Siamo andati a Belgio in giornata, quindi anche lì un bel ambiente. E l'NBA la segui? L'NBA la seguivo quando ero in Argentina. La verità è che dopo il discorso degli orari qua ti penalizza, diciamo, facendo un lavoro come il nostro di allenamenti mattutini e anche orari strani quando vieni delle trasferte, così rimanere fino a tardi per vedere una partita NBA fai fatica. E io sono una persona che amo guardare tutti gli sport, direi, ho tanti sport, ma che faccio molta fatica a non guardarli in diretta. Quindi non una partita che è andata che è successa ieri sera, già. Anche se non so il Sa il risultato, che puoi fare risultato? tutti i trucchi per non saperlo, Sì. non riesco ad avere la stessa concentrazione, la stessa voglia di vedere. Su questo la penso un po' come te. Quindi Io. la seguivo in Sì. Argentina perché l'orario Ok. là è simile, è pari, o a volte un'ora in più, un'ora in meno, dipende se è est o ovest, però da quando sono in Europa molto meno. Ho capito, capito. Invece mi hanno fatto una domanda sulla nazionale argentina e mi hanno chiesto: in questi ultimi 20 anni la nazionale argentina è riuscita a togliersi grandi soddisfazioni. Nel 2002 ha vinto l'argento mondiale, nel 2004 l'oro mondiale alle Olimpiadi, poi nel 2019 un argento mondiale e nel 2008 un bronzo alle Olimpiadi. E mi hanno chiesto: tu che conosci molti dei protagonisti, hai voglia di raccontarci quali sono stati secondo te i fattori principali e quanto la forza del gruppo abbia contato? Non li conosco tanto come per parlare e dire cosa hanno avuto. Sì, di sicuro da tifoso e da appassionato del basket è una vicenda che mi è piaciuto seguirla tanto, anche se quell'argento del Mondiale 2002 doveva essere oro, perché siamo stati molto, molto, molto penalizzati ai tempi, con quella finale, con un fallo mancando pochi secondi. Storie che potevano Va essere la bene. coppiata oro mondiale, oro giochi olimpici, anche se uno non lo sa mai, magari vincevamo il mondiale e non si arrivava all'oro olimpico, però Vabbè, nel 2004 invece è stato così con l'Italia.
Sì, 20 punti, No, 20, sì, 20 punti di stacco in quella finale. E questo ti sto parlando di un fallo all'ultimo secondo per per un. vincere. Ma è stata una generazione stupenda. Hanno iniziato in un mondiale giovanile, Under 19 qualche anno prima. Hanno trovato un gruppo che si voleva bene, tanti probabilmente amici, tanti altri non amici, ma che sapevano il loro ruolo. Io adesso in questo periodo ho avuto anche la possibilità di sentire qualche diretta fatta tra qualcuno di loro, e veramente raccontando un po' di storie di quei tempi dove loro avevano creato una squadra forte, un gruppo forte dove normalmente, come in tutte le nazionali, si aggiunge gente e va via alcun altro giocatore, ma che comunque chi arrivava sapeva la dinamica di quella squadra. O ti abituavi in velocità a come si lavorava lì o rimanevi fuori del treno. E questo era così. E loro sono riusciti a mantenerlo per tanti anni. Poi, essendo andati via molti, perché è normale che quella generazione, stiamo dal primo, dall'argento di quel mondiale fino a questo dell'anno scorso, sono Sì. passati 17 anni. L'unico sopravvissuto è Luis, e magari che sta facendo il passaggio di consegna a questi ragazzi. In mezzo abbiamo avuto degli anni che, come succede, come è normale che succeda in tutti gli sport, non tutte le generazioni vengono uguali a livello di qualità. Però adesso sì, si sono aggiunti anche alcuni altri giocatori di molta qualità, più lo spirito mantenuto e dato un po' in consegna in mano di Luis, che teneva quella generazione dorata che chiamiamo noi, con questi ragazzi stanno facendo ancora delle cose straordinarie. Però è una caratteristica che normalmente Argentina un po' negli sport di squadra mantiene. Io credo che quello è una caratteristica delle quali noi come argentini in quasi tutti gli sport di squadra siamo catalogati di gente che ci tiene tanto, che cerca di far gruppo e tutte queste cose. Non dico che siano la chiave, perché alla fine solo con fare gruppo non ce la fai, ma se trovi certe caratteristiche nei giocatori e in più aggiungi questo compromesso, questo voler far bene per uno per tutti e tutti per uno, diciamo, a volte vengono fuori risultati straordinari. Sì, ok, grazie. E, ma in realtà penso che il tempo che ci eravamo programmati più o meno è terminato. Io volevo. Sì. Adesso chiudiamo. Ti stavo chiedendo quanto secondo te è importante la fiducia degli altri. E quanto conta per un giocatore la fiducia? Tanto, parliamo un po' di quello che abbiamo parlato prima della testa. Penso che tutte e due le cose siano importanti. L'autoconvinzione, la fiducia nei propri mezzi che uno può avere, ma è anche altrettanto importante la fiducia che non tanto che ti dicono, perché alla fine sai benissimo che ti possono dire tante cose, ma la percezione che hai di quello che ti stanno dicendo, un giocatore, diciamo una persona, capisce quando è sincera o quando non lo è. Quindi Sì, te, sì, se sì. sei dentro un campo, sai benissimo se i tuoi compagni si stanno fidando di te o meno, come se il tuo allenatore ha veramente questa fiducia. Quindi è molto importante, ma soprattutto penso che la base sia la propria convinzione, perché alla fine se te non sei convinto, non pensi di potercela fare, non credo che ci sia un altro che ti riesca a convincere, un po' come parlavamo della motivazione, del No, no, fuoco, certo. te lo possono far crescere di più, però se internamente non hai qualcosa, è difficile che ti possano far nascere un fuoco interno. Ok. Dai, allora ci salutiamo e volevo chiederti, secondo te, come potrebbe ripartire lo sport e su cosa.
e su cosa secondo te bisogna focalizzarsi per il futuro. Se non ripetuto. Il come, la verità è che vorrei che tutti i bambini che sono stati, soprattutto parlando dei bambini, lo sport dei professionisti, c'è un discorso che si vedrà, che io non so cosa, i protocolli questi che sentiamo parlare ogni giorno, non so cosa serva fare e quindi non vorrei entrare in questo. Io soprattutto vorrei che ogni bambino se ricordasse, non per un periodo corto, se no per un periodo più lungo, tutte le voglie che aveva di allenare, di tirare un canestro, di fare un tiro in porta, di correre nei parking, che quindi sarà anche in coincidenza con col periodo buono, la stagione buona, quindi che un po' che tirino delle orecchie di tutti i genitori per farsi portare a correre fuori di casa, a godersi i parchi, a cercare di trovare che, per esempio, qua a San Siro ce ne sono migliaia di parchi che hanno il canestro, che hanno, vabbè, le porte più facili, metti due cose per terra e una porta l'hai fatto, un canestro ha un po' più di difficoltà, però che questi bambini il giorno che non, o se un giorno non hanno tanta voglia di fare sport, che possano ricordarsi di questi giorni, tra virgolette, bui che abbiamo dovuto vivere chiusi in casa, chi è in case molto piccole senza spazio e quindi rischiando di rompere la cucina seguendo tutti i filmati che fate voi per invogliarli e quindi che possano, diciamo, prendere tutta questa voglia e portarla in più in avanti possibile, perché alla fine lo scopo deve essere questo, che abbiano voglia di giocare, poi il gioco ti può portare o no a altre cose, ma soprattutto quando parliamo, per esempio, come abbiamo vissuto noi, di gioco di squadra, alla fine quello che magari non riesci perché non sei riuscito a fare una carriera di calcio, di basket o di altro sport, tutto quello che è il lavoro di squadra te lo trovi in qualsiasi lavoro vada uno a fare da grande, quindi l'importante è che adesso i bambini possano avere questa voglia di migliorarsi e speriamo che tutto possa rimanere come uno dei più brutti ricordi che avremo, ma come un ricordo alla fine e basta. E che magari ci sia servito anche per apprezzare poi un pochino di più tutto quello che magari in questo momento ci sta mancando. Eh sì, però sai, dopo gli umani siamo fatti così, siamo fatti No, di no, no, chiaro. abitudine, quello che abbiamo tutti i giorni non le diamo mai valore. Chi ha la fortuna di mangiare ogni mezzogiorno e ogni sera, poche volte si ferma a capire che c'è gente che non ce l'ha. L'abitudine ti fa Dare per scontato anche. dare per scontato queste cose e poi sì, magari quando ti mancano hai la voglia di averle, poi quando per un mese tutto ritorna normale, è Te ne dimentichi. difficile che uno si metta o si fermi. Per quello che ti dicevo, mi auguro che i bambini, invogliati per i genitori, possano fermarsi e dire no, oggi ho meno voglia, no, però guarda, mi ricordo che quel mese ho sofferto, quindi non so mai quando sarà l'ultimo allenamento, quindi se ogni allenamento lo viviamo come l'ultimo, probabilmente i miglioramenti verranno fuori senza pressioni, perché anche questa è una cosa, soprattutto in questa età, da considerare. Diciamo, togliamo le pressioni ai bambini, togliamo le nostre frustrazioni delle spalle dei bambini, lasciamo che loro facciano i bambini crescendo e nella crescita, ovviamente, anche se non ci piacerà come genitori, ci saranno delle sofferenze, però sono quelle sofferenze che alla fine li faranno diventare più forti, più Crescere. grandi e cresceranno. Poi è impossibile, anche se lo vogliamo come genitori, che abbiano un percorso tutto pulito. Certo, va bene, io Cucciu ti ringrazio per mi sento di dire anche per la tua umiltà con cui hai parlato e con cui ti rendi sempre disponibile. E niente, speriamo di poterci vedere presto e di poter tornare a
fare sport e alla nostra vita normale. Lì Va c'è bene? Davide, forza Galeniano, sempre, Davide. No, grazie. Ringrazio Davide che mi dà la possibilità, che mi invita sempre alle navi con voi, anche se faccio abbassare il tasso qualitativo, però No, non è vero, non è vero, non è vero. mi fate stare bene. No, e a parte scherzi, io ringrazio tutti voi perché tante volte come genitori non ci rendiamo conto di tutto quello che fate e anche in questo momento di difficoltà cercate di trovare ingegno per fare sì che in tutti i modi i bambini non perdano la passione per giocare, per fare sport, per chi fa ginnastica, per chi fa ballo, come dicevi te, per gli anziani che fanno stretching o yoga o pallacanestro, diciamo, so che non è facile nemmeno per tutti i maestri, ma in prima persona so che state facendo di tutto. E anche questo è una testimonianza dove hai alzato il telefono, mi hai chiamato e mi hai detto vorrei fare questo per tutti i nostri bambini quando potevi anche non fare nulla. Quindi ringrazio a te e a tutti quanti. Va bene. Speriamo di vederci presto, farci un abbraccio e fare due canestri. Assolutamente. E magari farci un'altra gara 121, 101, quello che è con i tiri da 3 punti. Quello che Volentieri, si fa. volentieri. Ciao, Cucciù. Abbraccio, Giacomo. Buona Ciao, serata, un ciao, ciao a tutti, abbraccio. ciao a Grazie tutti, pure, ciao, Forza ciao. Carignano. Sempre.